i tempi del Nazareno, scusate, allora per il Nazareno dobbiamo veramente precisare cosa successe. Renzi ci chiamò, lui a noi, e ci indicò la volontà di procedere insieme per una riforma della Costituzione condivisa, per una riforma della legge elettorale condivisa, per condividere i più importanti provvedimenti che avrebbe assunto il governo. Ci parve di sognare. Finalmente la sinistra non era più la sinistra postcomunista, c'era un democristiano pur di sinistra che aveva conquistato il potere nel Partito Democratico. E ci aggingemmo a dare il nostro contributo. Per 17 volte Renzi cambiò la sua parola. E noi dovemmo accettare col mal di stomaco 17 cambiamenti in negativo, ma continuammo a farlo perché avevamo la speranza che veramente a un certo punto si potessero cambiare queste cose. Si potesse, per esempio, arrivare finalmente, dopo 3 presidenti della Repubblica ostili a noi, alla elezione di un presidente della Repubblica concordato. Era lui che doveva indicare il nome, ma noi dovevamo dare l'assenso. E dopo che io ero sicuro che sarebbe stato Giuliano Amato, mi trovai, accendendo la radio, il nome di Mattarella, a cui continuo a manifestare fiducia e apprezzamento, ma che non era assolutamente il Presidente della Repubblica che avevamo ritenuto che sarebbe stato.